Bentornati a Celebrity, il mio programma. Non mi riconoscete, sono Sara Tommasi. Un programma di approfondimento cinematografico, musica, TV e gossip. E allora godetevi i servizi di questa settimana. Vi accompagno adesso sulla passerella newyorkese per lo show di Rachel Zoe, conosciuta come la stilista delle star. Questa è la sua nuova collezione ad un inverno ispirata agli indimenticabili anni 60. Forse non lo sapevate, ma Rachel Zoe non ha mai studiato per diventare stilista, eppure è la preferita di gente come Backstreet Boys, Lindsay Lohan, Cameron Diaz e Demi Moore, e ho citato pochissimi dei suoi famosi clienti. Niente male, vero? Rachel è davvero al top, è una stilista famosa, una donna bellissima e ha un fantastico bambino di 10 mesi. Come si chiama? Skyler! E dopo la giovane Rachel Zoe, ecco la signora della moda, una delle più famose fashion designer europee, Diane von Fürstenberg. La stilista belga è il cognome dell'ex marito e collega Egon, il nipote di Gianni Agnelli. Ma come si fa a rinunciare a un nome simile? Come avete sentito, i riferimenti di Diane sono decisamente ambiziosi. Il suo stile è molto diverso da quello di Rachel Zoe. Voi quale preferite? Anna Molly Sims, presente alle sfilate nonostante la sua gravidanza. Brava Molly! Incontriamo adesso lo stilista Tommy Hilfiger, un vero e proprio mito della moda. Il suo primo successo negli anni 70 sono stati i pantaloni a zampa d'elefante addirittura. Il suo show per la Fashion Week ha un'ambientazione davvero unica. Uma Thurman è una fan di Hilfiger, che è sulla scena da ben 40 anni. E non è nemmeno un bravo ragazzo. Nel 2006, dopo una rissa con lui in un locale di New York, il cantante Axl Rose gli dedicò la canzone You Are Crazy, sei pazzo. Tra le star presenti alla sfilata, le attrici Abigail Breslin e Sheena Grimes. Abigail ha solo 16 anni e da newyorkese doc adora la moda, e Sheena Grimes è rimasta senza fiato per il setting scelto da Hilfiger. Tutti sanno che George Clooney ha vissuto per 18 anni con Max, un maialino da compagnia. Vera Farmiga, l'attrice candidata all'Oscar per Tra le nuvole, ha una passione per le capre. E ha interpretato, con David Duchovny, il film Goats, capre appunto. Vera Farmiga conosce molto bene il carattere e la personalità dei suoi animali. Se vi piace David Duchovny e siete orfani di X-Files, potete comunque vederlo in Californication, una serie molto hot in cui l'attore si mette letteralmente a nudo. Ma a parte le donne, gli piacciono anche gli animali? Non andate via, Celebrity torna fra pochissimo! Restiamo a New York per puntare i riflettori su Jeremy Piven, l'attore di Spy Kids 4 e della serie TV Entourage. Jeremy proviene da una delle più celebri famiglie del teatro newyorkese. Sentiamo! Il padre di Jeremy, Byrne, era un vero e proprio mecenate e sapeva che gli attori di teatro lavorano spesso per la gloria. E adesso è il momento di una nuova star della musica, Estelle. Ascoltiamo la sua bellissima voce nell'album All of Me. Che bel sound, vero? Vi ricordate di Lisa Kudrow? E come potreste dimenticarla? La Fabio di Friends continua a fare TV e ci presenta il suo reality, Who Do You Think You Are?, che indaga sugli antenati delle star. Tra i protagonisti della serie ci sono due attrici premiate con l'Oscar, Marisa Tomei e Helen Hunt. Ciao da Sara Tommasi, il programma termina qui ma vi do appuntamento al prossimo mercoledì, ore 18, Celebrity. Ciao!